Nelle aree di crisi di Livorno e Piombino torna a crescere l'occupazione, sono oltre 80 i nuovi posti di lavoro che nasceranno grazie ai protocolli di insediamento firmati a Firenze dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e dai dirigenti delle aziende che hanno presentato progetti innovativi nell'area. 14 quelle che hanno partecipato e 12 i progetti presentati. Il finanziamento regionale è di 6 milioni e 200 mila euro su un valore totale di 21 milioni dei progetti che sono il risultato dei due accordi di programma tra Regione, Governo ed enti locali e che rappresentano la dinamicità degli imprenditori della costa. C'è chi vuole diversificare l'attività, chi ampliarsi, chi migliorare il rapporto tra qualità e prezzo, il tutto in settori come oil e gas, energia, manifattura, ma anche nautica, agricoltura e turismo. Se questi progetti andranno in porto come loro sperano e i mercati continueranno ad essere aperti, contano su una crescita consistente, quindi di nuovo questi singoli progetti che abbiamo finanziato dovranno far leva su ulteriori sviluppi futuri. Nel complesso, 8 dei 12 progetti industriali riguardano l'area di crisi di Livorno, 5 a Livorno città e 3 a Rosignano Marittimo, mentre 4 riguardano l'area di crisi di Piombino. E sono stati gli stessi imprenditori a ribadire la necessità di investire per creare nuova occupazione in un'area dove la crisi ha picchiato e picchia duro. Nel frattempo la Regione punta anche sulla formazione. Parlando di sviluppo del territorio, che le imprese, a partire da quelle più dinamiche, quindi a partire da quelle più aperte all'innovazione, collaborino con gli organismi formativi, le scuole, l'università, gli enti di ricerca per coprogettare insieme gli interventi. Ora si guarda al futuro con le domande di altre aziende ancora al vaglio per la creazione di nuovi possibili posti di lavoro.